Pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. È previsto per domani presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro con i rappresentanti di ArcelorMittal, il gruppo franco-indiano interessato ad acquisire l'Ilva, ma sono tante le incognite, sentiamone di più. I rappresentanti del gruppo siderurgico franco-indiano ArcelorMittal saranno domani al Ministero dello Sviluppo Economico per un confronto sulla situazione dell'Ilva, lo riferisce l'AGI. Da prima dell'estate, infatti, ArcelorMittal ha dichiarato il suo interesse ad acquistare l'Ilva. Ha inviato per due volte a giugno i suoi tecnici nello stabilimento siderurgico tarantino e ora si è impegnato a presentare il piano industriale entro fine settembre, anche se i sindacati metalmeccanici ritengono che a fine mese non accadrà nulla e che ci vuole ancora molto tempo. L'obiettivo di governo e del commissario dell'Ilva, Piero Gnudi, sarebbe quello di vendere tra fine anno e inizio del prossimo. Non sarà solo ArcelorMittal nell'operazione Ilva. L'obiettivo a cui si sta lavorando, di qui l'incontro di martedì al MISE, è quello di cercare di integrare un grande produttore di acciaio, e ArcelorMittal è un leader, con un grande trasformatore, ma soprattutto garantire una presenza italiana in tutta l'operazione. Si cercano nuovi azionisti perché Claudio Riva, che ha preso le redini del gruppo, cui fa capo l'Ilva dopo la scomparsa del padre Emilio a fine aprile, ha già dichiarato che a fronte di rilevanti investimenti che l'Ilva deve fare soprattutto nel risanamento ambientale, c'è oggettivamente bisogno di allargare la compagine azionaria, mentre oggi l'Ilva è controllata in larghissima maggioranza dai Riva. In Italia non ci sono gruppi che abbiano dimensioni industriali e finanziarie adeguate per un intervento così rilevante. Preoccupa l'onerosità del risanamento, che i potenziali nuovi acquirenti imputano ai mancati interventi in un lungo arco di anni dello Stato prima e deriva poi. Preoccupano i costi di manutenzione da affrontare a Taranto perché, viene osservato, la frequenza dei guasti agli impianti e di incidenti sta a indicare una condizione di trascuratezza accentuatasi negli ultimi 2 anni, cioè da quando è esploso il caso giudiziario con i sequestri e gli arresti. E preoccupano infine i risvolti giudiziari e le numerose richieste di risarcimento danni e costituzioni di parte civile che si stanno accumulando, ritenute indicative di un contesto generale di un clima niente affatto dei migliori. In ogni caso, ArcelorMittal va avanti nell'operazione Taranto e la prossima presentazione del piano industriale è un passaggio importante. Interessato, ma più indietro rispetto ad ArcelorMittal, è invece il gruppo siderurgico indiano di Jindal, che ha detto al Premier Matteo Renzi di essere attento anche all'Ilva, oltre che alla Lucchini di Piombino. Intanto nasce a Taranto, in pieno centro, lo sportello anti-racket voluto da Confesercenti e Confartigianato. Sarà gestito da un noto esperto in scienze criminali. La presentazione è questa mattina alla presenza del questore Enzo Mangini e del colonnello Tamborrino in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri. Sentite. Il fenomeno dell'usura a Taranto e provincia è estremamente insidioso anche alla luce dell'attuale crisi economica. Di conseguenza le risposte al fenomeno sono affidate alla messa in atto di strumenti di contrasto e di repressione da un lato e di sostegno e di prevenzione dall'altro. Ed è per questo che Confesercenti e Confartigianato hanno costituito un ufficio antiracket antiusura a Taranto, in pieno centro cittadino, in Corso Umberto, al numero 162, con annesso centro d'ascolto. L'ufficio antiracket vuole offrire ai soggetti che denunciano usure ed estorsioni una completa assistenza per la soluzione dei problemi economici e finanziari, per affrontare le situazioni di crisi delle piccole e medie aziende associate. Noi oggi qua siamo per dare un segnale chiaro e forte al territorio che lamentava già da diverso tempo una parziale assenza delle associazioni di categoria su tale versante. E apriamo, come ho detto, questo sportello perché la situazione io non la definirei ancora allarmante, ma comunque preoccupante. Indicatori ISEE, che sarebbe l'indice sintomatico di fatti estorsivi, pone la Puglia per procedimenti estorsivi e di usura al terzo posto nella classifica speciale dopo la Campania e la Sicilia. Guardando la situazione di casa nostra, di Taranto, abbiamo da studi fatti in collaborazione con altre associazioni di categoria, abbiamo circa il 42% delle imprese sotto estorsione e sotto usura e circa 8.600 famiglie sotto usura. Quindi dati che non invidiano, non hanno nulla da invidiare a città come Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli. È chiaro che
dobbiamo fare i conti con una tipologia di reati che io definirei subdoli, perché vivono di silenzio e di omertà. E la tragedia che attraversa l'imprenditore in questa fase viene in un certo qual modo vissuta tra le quattro mura blindate di un'abitazione dove, voglio dire, lo stesso imprenditore, lo stesso capofamiglia non ha neanche il coraggio di confidarlo alla propria moglie. Presidente Lobasso, quello dell'ufficio antiracket era un'esigenza avvertita dai commercianti che vivono gli effetti di questa crisi, e la morsa dell'usura è proprio uno degli effetti devastanti di questa lunga crisi economica. Sfortunatamente sì, avrei preferito non essere quest'oggi in questa occasione, perché onestamente stiamo a presentare forse una sconfitta del territorio, una sconfitta del sistema, e come tale ovviamente noi proviamo a porre qualche modesta contrapposizione cercando di dare la presenza dell'associazione Confesercenti quanto Confartigianato, con cui condividiamo questo progetto, nel tentativo di offrire, come dicevamo, una possibilità a coloro i quali non sono più disposti a restare nel ruolo di vittima, accompagnandoli in un percorso che li condurrà sicuramente verso la legalità e verso la ripresa della loro serenità. L'Arcivescovo esprime profonda gratitudine e invia la sua benedizione per la lodevole iniziativa che si propone di venire incontro a coloro che sono caduti nella rete dell'usura. Sono tante le persone che si rivolgono al Vescovo e alla Caritas per essere aiutate a venire fuori dalla drammatica trappola dell'usura. L'aiuto che questo sportello può offrire in un momento tanto difficile è davvero prezioso, pertanto sostiene pienamente l'iniziativa e invia il suo saluto a coloro che si dedicheranno all'ascolto e all'aiuto delle persone in difficoltà. Andiamo avanti con il mondo del lavoro, in particolare parliamo della vertenza di Taranto Isola Verde, vertenza che deve essere risolta. A sostenerlo è Luciano De Gregorio del Partito Democratico, che invita la provincia ad un maggiore impegno al fine di evitare altri licenziamenti sul territorio ionico. La continuità lavorativa della società Taranto Isola Verde può e deve essere salvaguardata. Il commissario dell'ente provincia la smetta di fare liquidatore. Così Luciano De Gregorio, responsabile lavoro del Partito Democratico, interviene nuovamente sulla crisi che riguarda la società partecipata della provincia. È passato più di un anno da quando l'ente, con una superficialità incomprensibile, continua a mantenere in una situazione di ansia e di grande stress oltre i 250 lavoratori di Taranto Isola Verde e anche le loro famiglie, forse in attesa che qualche legge decida di chiudere definitivamente queste società, liberando così qualche coscienza. La città di Taranto non può permettersi di avere ulteriori licenziamenti e farà di tutto perché questo non avvenga. L'ente provincia nel corso di questo periodo ha avuto la possibilità di risolvere il problema finanziario della società, visto che si sono liberate delle risorse che erano impegnate in bilancio per il CTP, dice De Gregorio. Il problema della continuità lavorativa di Taranto Isola Verde non è solo possibile, ma è necessario far presto per porre fine a questo stile omicidio di notizie che creano solo perdita di tempo e non risolvono nell'immediato la situazione. Si definisce intanto il nuovo ruolo dell'ente, con esso i servizi che dovrà continuare ad erogare all'utenza provinciale: manutenzione delle strade e delle scuole, la pulizia, oltre alla verifica degli impianti termici, servizio al quale il Comune di Taranto ha rinunciato proprio con lo scopo di favorire la soluzione del problema occupazionale della società. Andrebbe dunque ridisegnato un nuovo piano d'impresa che indichi i lavori di cui dovrà e potrà interessare Taranto Isola Verde, e a fronte di ciò andrebbero ridefiniti organici e costi di cui la provincia dovrà farsi carico. La ricerca dei materiali innovativi schiude un futuro strepitoso, così l'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone nel corso di un forum internazionale a tema organizzato nell'ambito della Fiera del Levante di Bari. 125 milioni di euro per il nuovo bando Trenched Cover, lo strumento finanziario di cui la Regione Puglia si è dotata per offrire a micro, piccole e medie imprese le garanzie necessarie ad ottenere finanziamenti dagli istituti bancari. A presentarlo l'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone in occasione della 78esima Fiera del Levante di Bari. L'obiettivo del nuovo avviso è avviare investimenti per circa 400 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere 215 milioni già attivati con i due bandi precedenti. Le piccole e medie
imprese, soprattutto quelle che vogliono innovare, hanno bisogno di credito. È per questa ragione che la Puglia vuole aiutare le imprese ad avere credito, vuole aiutare le imprese a rivolgersi alle banche sapendo di poter contare su un investimento che faccia sì che possano innovare, come avviene in tanti altri stati e come purtroppo sembra essere così difficile da noi. Allora abbiamo stanziato questo fondo. Sono 125 milioni di euro, si chiama Trenched Cover, ma lo dobbiamo utilizzare in maniera semplice questo fondo. Serve sostanzialmente per garantire che le banche aprano i cassetti del credito a quelle piccole microimprese che vogliono sostanzialmente spendere le loro risorse per innovare i processi produttivi oppure per innovare i loro prodotti o per migliorare la loro produzione. Questo come si fa? Si può fare in tanti modi ovviamente, ma il risultato atteso qual è? La maggiore esportazione. I dati parlano chiaro, la Puglia nel primo semestre è la prima regione d'Italia per export, più 9,4%. Se andiamo a vedere dentro questi dati vediamo come esportano di più le imprese che innovano. Ma le imprese che innovano non possono essere lasciate sole, hanno bisogno di un sistema, lo dice chiaramente Visco, lo dicono tutti i dati, hanno bisogno di un sistema che le aiuti ad innovare, hanno bisogno di un sistema di credito che dia loro la liquidità per innovare. Monta la protesta di studenti e docenti del glorioso liceo Archita di Taranto, suddivisi in tre sedi scolastiche diverse, questa mattina manifestazione in piazza Garibaldi. A poco meno di due settimane dall'inizio dell'anno scolastico è scoppiata la protesta, questa volta degli studenti del liceo Archita di Taranto, studenti che sono costretti a seguire le lezioni in tre sedi diverse. Il vostro è un appello a salvare non solo l'esistente, non solo il futuro, ma soprattutto il passato di questo glorioso liceo di Taranto. Sì, perché il nostro slogan è sempre stato: senza memoria non c'è futuro. E quindi aiutare quello che è stato un pilastro della cultura della nostra Taranto è qualcosa di veramente importante. E fa piacere ancora vedere le piazze vive, le piazze piene. Quindi io vorrei dire che così come Taranto senza l'Archita è come un bambino senza il proprio certificato di nascita. E quindi riuscire, continuare a lottare per i grandi principi, così come abbiamo fatto in diversi anni, anche io e il mio collega Jacopo Zaccagni, è qualcosa di emozionante. E vederlo fare ancora con amore dagli studenti e soprattutto da Italo Bomes mi riempie di orgoglio, non solo noi ma anche tutta la cittadinanza di Taranto, perché siamo e saremo il futuro di questa città. Qual è la situazione che vivono gli studenti del liceo Archita, non solo gli studenti, anche i docenti, e per la quale appunto protestate oggi? Studenti e docenti vivono una situazione drammatica da praticamente una decina d'anni. Perché? Perché siamo divisi in tre sedi, perché non riusciamo a comunicare tra noi come vorremmo, non riusciamo a conoscerci, non riusciamo a fare gruppo, non riusciamo a fare massa critica, non riusciamo a discutere, a dissentire. Per gli studenti dissentire in un liceo dovrebbe essere la cosa principale. Non riusciamo ad organizzarci, le circolari hanno difficoltà a passare, però sotto tutti, diciamo, pur essendoci tutte queste problematiche, riusciamo ad organizzare in maniera più difficile. Però ci riusciamo, riusciamo a produrre cultura ancora una volta come facevamo una volta, pur essendo divisi. Noi vorremmo, ci auspichiamo nel minor tempo possibile, tornare a Palazzo degli Uffici. Palazzo degli Uffici è come se fosse, diciamo, la nostra casa, è come se fosse la Firenze di Dante, ecco. Noi vogliamo, noi pretendiamo, noi vogliamo tornare in quell'edificio perché la nostra storia è lì dentro, perché la storia di Taranto è l'Archita. È l'Archita e Palazzo degli Uffici. Sono, diciamo, è un binomio inscindibile. Un ordigno rudimentale di basso potenziale è scoppiato intanto la scorsa notte davanti alla saracinesca di un bar di Grottaglia in piazza San Ciro. L'esplosione ha causato lievi danni agli infissi dell'esercizio commerciale e svegliato i residenti della zona. Sono intervenuti gli agenti del commissariato che hanno eseguito i rilievi tecnici per eventuali tracce lasciate dagli attentatori. La collaborazione tra i giovani di Confindustria Taranto e la Polizia Municipale ha permesso di raccogliere un gran quantitativo di generi di prima necessità da destinare ai profughi giunti al porto di Taranto. Hanno partecipato aziende da tutta la regione Puglia e molti dipendenti delle stesse. Sentite.
Tutto il territorio regionale ha risposto in modo unanime e immediato alla richiesta di aiuto dei profughi sbarcati negli ultimi mesi al porto di Taranto. Generi di prima necessità sono stati offerti da imprese e dipendenti delle stesse a coloro che arrivavano stremati in riva allo Ionio, tra di loro molti bambini. E quindi grande il bisogno di latte, biscotti, pannolini e abbigliamento. Iniziativa lodevole, quella voluta e organizzata dai giovani di Confindustria con il sostegno della Polizia Municipale di Taranto. Non si ferma qui la raccolta, andrà avanti. Ed è per questo che noi siamo rimasti, insomma, naturalmente disponibili a diffondere sia il nostro conto corrente IBAN per chi vuole fare delle liberalità di natura economica, ma naturalmente anche per chi vuole donare direttamente prodotti, generi di conforto, di prima necessità, di prodotti di consumo, direttamente anche tramite il nostro canale di Confindustria o comunque anche direttamente tramite il comando della Polizia Municipale. Abbiamo tentato di fare il più possibile per poter soddisfare queste esigenze, quindi significava prodotti come i pannolini, prodotti come il secco, tipo la pasta, tipo il pane, i biscotti, tutti i prodotti di consumo, prodotti anche per l'igiene, perché chiaramente questa è un'emergenza anche di natura sanitaria. Ci sono migliaia di esseri umani che arrivano qui in condizioni estreme, che vengono raccolti qui dopo aver vissuto un viaggio della speranza, stipati chissà come, e quindi è chiaro che per quanto ci riguarda dovevamo immediatamente rispondere e nella maniera più veloce possibile. Esempio di sinergia tra pubblico e privato in un momento particolarmente delicato, che ha però fatto emergere la parte migliore della società. Abbiamo ormai testato un metodo da utilizzare nelle prossime situazioni di emergenza, ha detto il comandante della Polizia Municipale Michele Matichecchia. Dopo l'ultimo sbarco di oltre 1700 unità possiamo dire di avere la situazione sotto controllo. Al momento noi abbiamo come operativa solamente la sede di via Orsini, perché diciamo che il nostro non è un punto di accoglienza e di sosta, è un punto di accoglienza e poi la maggior parte di questi va via. Quindi al momento non c'è più nessuno, però diciamo che siamo pronti, abbiamo tutto quello che è necessario per lo sbarco, per assisterli al momento dello sbarco e per assisterli per i primi 3-4 giorni. È evidente che ciò che ci viene donato ben venga. Serve sempre acqua, latte, panni per i bambini, cioè tutto ciò che la gente ritiene di poter donare va bene, è tutto sistemato e catalogato per il prossimo sbarco. Questa è stata una bella esperienza da un punto di vista umano e professionale. Noi non eravamo preparati a questo evento, però ritengo che c'è stata una buona sinergia con tutta la popolazione, con Confindustria, con i giovani di Confindustria per quanto riguarda tutto ciò che necessitava per lo sbarco e per aiutare questa gente che sbarca su queste nostre coste. Cos'altro dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni? Certamente qualche altro sbarco ci sarà, però noi siamo preparati, abbiamo ormai una macchina ben collaudata, ben organizzata, non ci spaventa più niente. Il servizio di controllo, osservazione e pedinamento messo in atto dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo dell'arma di Taranto si è concluso ieri sera in via Otranto con l'introduzione all'interno dell'abitazione di un uomo di 48 anni incensurato, dove i militari hanno sottoposto il soggetto a perquisizione personale poi estesa all'appartamento. Nelle prime fasi operative l'uomo ha consegnato spontaneamente un involucro in cellofan termosaldato contenente eroina. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta all'interno di un cappotto riposto nell'armadio una seconda dose della stessa sostanza, nonché un bilancino elettronico di precisione che nascondeva all'interno di uno zaino. La droga sequestrata, del peso complessivo di circa 40 grammi, sarà ora analizzata dal laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre l'uomo, arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione del sostituto procuratore di turno, dottor Maurizio Carbone. Ancora cronaca con gli agenti della squadra mobile che hanno denunciato una ragazza di 21 anni di origini baresi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti giunti nei pressi di una discoteca a San Vito hanno notato una giovane che veniva avvicinata spesso dai frequentatori del locale. Sospettando che la 21enne stesse spacciando una delle tante droghe sintetiche, i poliziotti si sono avvicinati con circospezione e l'hanno bloccata. La ragazza, vistasi scoperta, ha tentato invano di disfarsi dell'involucro contenente le pillole che però è stato immediatamente recuperato dagli agenti. All'interno del pacchetto i poliziotti hanno rinvenuto 8 pasticche di colore verde risultate essere ecstasy. Dal successivo controllo gli agenti hanno ritrovato in una tasca della ragazza 25 euro, probabile provento dell'illecita attività di spaccio.
Cambiamo decisamente argomento, parliamo del primo raduno di Mini in piazza Maria Immacolata a Taranto, numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Primo raduno Mini in piazza Immacolata a Taranto. Nell'ambito delle attività volte alla divulgazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali, culturali e sociali del territorio della nostra regione e facendo seguito ai raduni già realizzati nelle province di Lecce, Foggia, Bari e Brindisi, oggi è toccato a Taranto. Per l'occasione è stato allestito uno stand attrezzato presso piazza Maria Immacolata in corrispondenza con l'incrocio di via Mignogna. Grazie agli organizzatori, i partecipanti hanno percorso le vie principali della città fino al Circummarpiccolo, poi l'imbarco presso la discesa Vasto sulla motonave Sciara con crociera in Marpiccolo e nella rada Mar Grande con pranzo a bordo. La manifestazione, finalizzata al piacere del ritrovo tra appassionati, ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da tutta la Puglia, dal Lazio, dalla Campania, dal Molise e da altre regioni. Un'ulteriore occasione per divulgare la bellezza della città dei due mari, hanno dichiarato gli organizzatori. Un colpo d'occhio molto carino, molto bello, grazie al referente bisignano di Taranto, nella piazza più importante della città, a tutte le Mini. È un evento che porta un'attrattiva anche turistica, ecco perché l'amministrazione comunque è vicina a questo evento. Io devo solo ringraziarli, mi dicono che ci sono appassionati di tutta la provincia di Taranto e questo significa anche fare da cartolina per la nostra città, e io ringrazio ancora il presidente di questa sua iniziativa e della volontà di farla insieme con l'amministrazione comunale. Oggi sono venuti praticamente da quasi tutto il sud Italia, sono venuti anche dalla Campania, oltre alla provincia di Taranto, di Bari, di Brindisi e di Lecce. Abbiamo deciso di organizzare questo raduno qui a Taranto proprio perché era la città, diciamo, che mancava l'appello di tutti i vari raduni, e abbiamo deciso di organizzarlo qui a Taranto perché ci sentivamo in dovere di farlo, perché è una città in forte crescita che ha bisogno anche di queste cose, se vogliamo, perché quando si parla di Taranto non bisogna parlare solamente in modo negativo ma anche in modo positivo, e questa ne è la piena dimostrazione. Tante macchine giunte qui da ogni parte della Puglia e non solo, per passare una giornata diversa tutti insieme. Ed ora uno sguardo alla cronaca nazionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Appello dell'Issa ai militanti: uccidete i miscredenti, scontri di Coppa Italia, arrestato Gianni La Carogna, immigrati, arrivi senza sosta, nuovo dramma in mare. I militanti jihadisti hanno lanciato un appello a uccidere tutti i miscredenti, inclusi i cittadini dei paesi che sono entrati nella coalizione contro lo Stato Islamico. Nel messaggio audio di 42 minuti pubblicato si chiede di togliere la vita ai miscredenti in qualsiasi modo, che siano civili o militari. Arrestato a Napoli Gennaro De Tommaso, detto Gianni La Carogna, nell'ambito dell'inchiesta sugli incidenti del 3 maggio in occasione della finale di Coppa Italia. 5 in tutti i provvedimenti cautelari eseguiti dalla Digos nei confronti di altrettanti ultra del Napoli, tra i reati concorso in resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Arrivi senza sosta di immigrati nel nostro paese. Nelle ultime ore le navi della Marina hanno tratto in salvo 590 profughi provenienti dalle coste del Nord Africa. Tra questi anche i sopravvissuti al naufragio di un gommone avvenuto ieri a 30 miglia dalle coste libiche, che conta almeno 10 morti e una trentina di dispersi. Ancora in corso le ricerche. Raid dell'aeronautica di Damasco su due località della provincia di Idlib, nel nord della Siria. Il bilancio, secondo una ONG vicina all'opposizione, di 42 civili morti. Intanto la Turchia ha iniziato a chiudere alcuni dei suoi valichi di frontiera con la Siria, dopo che negli ultimi due giorni circa 100.000 siriani di etnia curda hanno varcato il confine. In arrivo sul nostro paese a partire da domani una perturbazione nord-orientale che porterà a un rapido cambiamento del tempo. Nuvolosità e isolati temporali sono previsti lungo le coste adriatiche sia al nord che al centro. Le temperature inizieranno a scendere gradualmente. Pioggia di insulti per Mario Balotelli, che su Twitter ha preso in giro il Manchester United dopo lo scivolone sul campo del Leicester City. I tifosi dello United non hanno preso bene lo spottò di Balo, che da poco è passato al Liverpool. Tra i vari insulti rivolti al giocatore, il tweet: sei una scimmia. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione di Blue Star News, buon pomeriggio.